Siamo tutti? Sì. Presidente, allora, un nuovo caso di positività al coronavirus in Trentino, però anche in questo caso si tratta di un paziente importato, per così dire. Paziente importato da Codogno, che viveva in un appartamento privato, quindi non ha avuto contatti particolari. Siamo venuti a saperlo nella tarda serata di ieri, io alle ore 23 ho chiamato il Presidente Fontana, le autorità sanitarie lombarde e le autorità sanitarie trentine hanno organizzato il trasferimento, che è già avvenuto nella mattinata di oggi, di questa famiglia di tre persone. Uno era il caso positivo, la madre, nella loro località, cioè a Codogno. Ecco, non si registrano contatti particolari con la popolazione del comune interessato? No, dalle informazioni che abbiamo, contatti, questa famiglia, essendo arrivata da poco tempo e vivendo in un appartamento privato, non ne ha avuti, questo ci ha riferito, e quindi, anzi, si è subito attivata mettendosi in contatto con le autorità sanitarie nostre, perché aveva ovviamente dei sintomi da febbre. Fatti i controlli, nel giro di poche ore la situazione si è risolta, perché sono ritornati in collaborazione con la nostra azienda sanitaria in Lombardia. Avete fatto altri tamponi a persone della zona del comune o però niente? No, il sindaco è informato, ma la cosa, diciamo, è stata anche così veloce che nella notte l'abbiamo risolta. Grazie. Quindi,